Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: "Figlio, oggi va a lavorare nella vigna". Ed egli rispose: "Non ne ho voglia". Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: "Sì, signore", ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Risposero: "Il primo". E Gesù disse loro: "In verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni, infatti, venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute, invece, gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli". In questa 26ª domenica del tempo ordinario di questo anno A, la liturgia ci offre questa pagina del Vangelo secondo Matteo al capitolo 21. Vediamo un po' il contesto. Gesù è appena entrato in Gerusalemme, ha poi scacciato i mercanti dal Tempio, ha condannato l'albero sterile e poi riceve una domanda da parte dei capi dei sacerdoti, gli anziani del popolo, proprio nel Tempio, sulla sua autorità, e lui controbatte. Quindi il nostro Vangelo, quello che abbiamo appena ascoltato, in questa parabola dei due figli. C'è un padre che ha due figli. Al primo il padre chiede di andare a lavorare nella vigna ed egli rispose: "Non ne ho voglia", ma poi si pentì e vi andò. Il secondo invece dice: "Sì, signore", ma non vi andò. Questi due figli rappresentano il popolo di Dio. I figli, il primo figlio è colui che non si crede giusto, ha il coraggio di pentirsi e va. Il secondo invece è il popolo degli eletti, il popolo di Israele, che in realtà si crede giusto, riconosce non tanto un padre, ma un padrone al quale obbedire. Però non agisce, c'è una discrepanza fra il dire e il fare. Dice sì a parole, ma non agisce. E Gesù chiede: "Chi ha compiuto la volontà del Padre? Chi ha obbedito, cioè?" Ovviamente obbedisce il primo, colui che dice no, ma in realtà poi si pente e agisce. Ed è bello quel verbo pentirsi, si pentì. In greco abbiamo il verbo metamorfeo, che è proprio il verbo della conversione, del cambiamento di mentalità. E allora lui, questo figlio, al contrario del secondo, si pente e agisce, non si crede giusto, al contrario del secondo, ma agisce. Invece il primo, che si crede giusto dinanzi a Dio perché nel suo modo farisaico obbedisce a tutte le leggi, però non è così che si compie la volontà di Dio. Nella seconda parte del Vangelo Gesù cita Giovanni Battista, al quale però, che è venuto per annunciare
il Vangelo e la conversione e in realtà non è stato creduto. Se nella prima parte abbiamo ascoltato la differenza fra l'obbedire e non obbedire, in realtà nella seconda parte c'è la differenza fra il credere e il non credere. La fede quindi diventa il modo in cui si interpella, si riconosce la volontà di Dio, ma poi è con l'azione, con l'obbedienza che si dà la risposta alla volontà di Dio. Quindi bisogna accogliere la volontà di Dio con la fede per poi compierla con la nostra vita. E allora possa il Signore davvero renderci docili con la fede ad accogliere la sua volontà per poi quindi a viverla con la nostra vita. Talvolta noi possiamo identificarci con un terzo figlio, cioè quello che dice sì ed effettivamente fa, però in realtà tutti possiamo essere come questo primo figlio e come il secondo figlio. Siamo entrambi. Quando diciamo sì, vedendo in Dio non un padre ma un padrone, il figlio chiama sì, Signore, non sì, Padre. E possiamo essere anche l'altro figlio quando ci pentiamo e agiamo. Gesù poi dice che i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio, parlando proprio ai farisei. Non sta ovviamente lodando il modo di comportarsi dei pubblicani e delle prostitute, ma cosa vuole dire con questa frase? Vuole dire che in realtà, se i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo si credono giusti e non si convertono, e credendosi giusti, a forza di vivere in modo dettagliato la legge, i pubblicani e le prostitute hanno un vantaggio, quello di non credersi giusti e che quindi hanno il vantaggio di una conversione. Solo nella misura in cui non ci riconosciamo giusti abbiamo la possibilità di dire, di pentirci e quindi dire con la nostra vita un sì pieno a Dio e alla sua volontà, che va accolta, ma non subita.